Oggi finalmente distinguono meglio i dettagli e riescono a muoversi più sicuri negli ambienti poco illuminati e senza avere paura di inciampare negli oggetti. Un bimbo di 8 anni e la sua sorellina di 3, affetti dalla stessa forma di distrofia retinica ereditaria, hanno riacquistato importanti capacità visive in seguito al trattamento con terapia genica. I bambini sono di origine senegalese e vivono in Sardegna con la famiglia. Gli interventi sono stati eseguiti in collaborazione delle unità di oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'intervento rientra in un progetto avviato nel 2021 per la gestione comune di pazienti pediatrici e adulti affetti da degenerazioni retiniche ereditarie. La bambina che ha riacquistato la vista è la più giovane paziente in Italia ad aver ricevuto questo trattamento. Nel 2021 l'Agenzia Italiana del Farmaco aveva autorizzato la terapia genica per il trattamento in pazienti adulti e pediatrici di rare forme di distrofia ereditaria della retina.